7 milioni, euro più euro meno, è quanto il Comune non ha ancora incassato del tributo sui rifiuti del 2015. I solleciti di pagamento inoltrati ai morosi fino ad ora sono andati a vuoto e ecco che gli elenchi di chi non è in pari con i conti sono stati inoltrati a Sori, la società di riscossione, che sta per avviare le procedure di recupero coattivo. Le ingiunzioni ammontano complessivamente a 7 milioni e 70 mila euro, perché agli oltre 6 milioni e mezzo di tariffa e ai poco più di 335 mila euro di tributo provinciale, ci sono da aggiungere quasi 65.000 euro di spese di notifica. Rispetto a quanto avveniva in passato, il Comune, a partire da questo tentativo di riscossione, ha deciso di sperimentare una nuova modalità di gestione. Sori ha ricevuto i solleciti di pagamento attraverso i quali emettere le ingiunzioni, anziché partire dagli avvisi di accertamento. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è velocizzare la riscossione di quanto non è stato pagato. La Tari è uno dei pagamenti comunali meno amati dai cittadini, lo dimostra le cifre a 6 zeri che sempre da un anno a un altro mancano nelle casse del Comune e il 2015 evidentemente non è stato da meno.